Dopo 6 mesi di assenza dai banchi, dai corridoi e dalle aule didattiche dei licei, studenti e studentesse sono tornati a scuola, puntuali davanti all'ingresso degli edifici scolastici, poco prima dell'inizio delle lezioni, alle 7:50 di questa mattina. Ogni classe ha la propria entrata e la propria uscita, a seconda del piano in cui ci troviamo. I banchi sono distanziati uno dall'altro e chi supera i 25 alunni dovrà fare un turno in cui un gruppetto ristretto della classe dovrà spostarsi in un'altra classe e seguire tramite il tablet e le cuffiette. E non ci si può alzare senza mascherina e bisogna andare in bagno uno alla volta. Non ci si può scambiare il materiale. Ci sono 4 intervalli alla fine dell'ora. Ci sono 10 minuti di distacco per cambiare aria, per un attimo ricomporsi. Condivido la decisione del preside di fare diverse entrate, perché se fossimo stati tutti fuori, tutte le classi fuori da scuola, sarebbe stato un problema. Pensi che le nuove regole per la prevenzione del contagio possano essere un limite anche all'apprendimento, che comunque sia un viversi la scuola in una maniera diversa e più anche problematica? No, non sono un limite all'apprendimento. Sono necessarie per poter convivere a scuola senza rischiare di far scoppiare nuovi focolai o altro. In alcuni casi devo ammettere che però sono esagerate e pongono limiti, tipo quello dei libri di testo o del passarsi materiale che non sono necessari. Non possiamo avere rischio zero. Allora, secondo me più che un ostacolo per l'apprendimento può essere un'opportunità, o comunque possiamo sfruttare a nostro vantaggio la situazione, come abbiamo fatto magari l'anno scorso. Riguardo alla mia scuola abbiamo gestito molto bene la situazione, dopo pochi giorni dal lockdown ci siamo organizzati per fare delle lezioni online sin da subito, quindi non abbiamo perso troppe ore di lezione, quindi un ostacolo per l'apprendimento direi di no, e sicuramente è un'opportunità per sviluppare nuovi modi di imparare, studiare, fare scuola. E come è organizzata la scuola quest'anno sicuramente è un po' diverso, strano, sicuramente c'è ancora l'opportunità di fare le cose normalmente, il più normalmente possibile, quindi bisogna essere grati per questo, secondo me. Sei contento di tornare a scuola in presenza? Sì, è tutta un'altra cosa rispetto alla didattica a distanza, vedere i compagni, gli intervalli. È tutto diverso, oltre a poter usare i laboratori e quant'altro. Oggi riparte la scuola, siamo davanti alla succursale del liceo classico. Stanno entrando le classi terze. Esatto, mia figlia sta frequentando che è la terza, quindi oggi è il suo primo giorno che è di scuola. Questo primo giorno cosa la fa sentire rassicurata e cosa magari meno a prima vista? Come mamma ho visto le disposizioni che ha assunto la scuola riguardo al Covid e sono contenta, nel senso hanno le aule distanziate, i ragazzi sono distanziati tra loro. Se non è possibile il distanziamento verrà fatta la didattica integrativa, quindi da lì sono sempre a scuola. Mi auguro che riprendano il loro ritmo, che la scuola ritorni aperta e sinceramente che facciano tutto l'anno scolastico. Spero che non ci siano contagi, che siano responsabili sia i ragazzi ma anche i genitori e gli insegnanti stessi. Come messaggio, come augurio per questa ripresa, che speriamo non comporterà chiusure e disagi, preoccupazioni a causa di contagi, cosa si deve dire anche agli altri genitori? Di essere responsabili nei confronti dei propri figli, con sintomi, di tenerli a casa, di tenere misurata la febbre tutti i giorni e poi di sperare che la scuola rimanga aperta, soprattutto per il bene dei nostri figli. Hanno bisogno del contatto insegnante-allievo, ma lezione frontale, non lezione tramite una web. Quindi io mi auguro che la scuola rimanga aperta e che i nostri ragazzi possano tornare alla normalità, anche con distanziamento. Ecco, un distanziamento che però anche dalle immagini parlano chiaro, la voglia di socializzare c'è e non tutti i ragazzi tengono la mascherina su. Sì, spero che si mettano in testa effettivamente di tenere il metro, la voglia di socializzazione c'è da parte di tutti, c'è da parte di entrambi, e specialmente che da loro, non si sono visti per mesi, quindi però mi auguro che rispettino le disposizioni che devono avere.
quindi mascherina su, metro di distanza, i genitarsi che le mani e tutto quanto. E mantenendo il banco distanziato uno dall'altro, non più in banchi vicini, diciamo che la socializzazione c'è comunque, perlomeno riescono a stare sicuri da un certo punto di vista, mantenere le proprie distanze e magari riuscire anche a fare scuola in un momento in cui non si pensa di poter andare avanti. Se riescono a superare adesso il momento clou dell'influenza o quant'altro, potremmo anche effettivamente finire l'anno scolastico così. Io ci credo, io fiducia in loro ce l'ho, la testa i ragazzi sulle spalle ce l'hanno, quindi dovrebbero essere intelligenti e cercare di mettere in pratica le disposizioni che gli sono state date. Ha percepito l'organizzazione della scuola che è efficace o ci sono comunque delle correzioni che gioco forza saranno da fare perché ha preso tutti alla sprovvista il coronavirus? No, io allora, la scuola sì, può essere organizzata, magari se si organizza la scuola internamente, diciamo la scuola a due sedi, allora cercare di organizzare meglio il dialogo tra le due sedi, non mettere una circolare con ragazzi tutti davanti alla sede quando chi è in succursale si deve presentare in succursale. Chiarite le circolari, che siano chiare, non che arrivino tutte all'ultimo giorno, però che effettivamente la squadra da questo punto di vista qui con la comunicazione poteva essere più chiara, più semplice, non mandando circolari contraddittorie una con l'altra, in cui il genitore alla domenica sera si chiede: e io mio figlio dove lo porto, a che ora lo porto? Però effettivamente da questo punto di vista qui la scuola potrebbe migliorare ancora un po', però per il resto ha fatto tanto. Veniamo agli orari. Allora, gli orari, a parte il primo giorno che è di scuola, con gli ingressi scaglionati, ma escono tutti alla stessa ora. Da domani entrano tutti alle 7.50, al solito orario che sono sempre entrati anche gli scorsi anni, ed escono alle 10.50. Quindi fanno solo 3 ore, non so per quale motivo, se è ancora per mancanza di cattedre da parte che di insegnanti, mancanza di personale, non lo so. So che in alcune scuole fanno solo 3 ore, le medie chi fa direttamente l'orario pieno come si è sempre fatto.